Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Riff Game. Oggi siamo di reaction perché il buon Sam, Mr. Wires, ha deciso di reactare il nostro video intervista di Andrea e quindi l'intervista RaveTube. Qui come potete vedere siamo sul canale Mr. Wires, quindi il canale del buon Sam, e direi di iniziare subito con la reaction. Yes. Allora, quello come vi dicevo, spero che non sto laggando. È l'autore del jingle di Piscuol, è anche un doppiatore ad oggi, ma tempo addietro abbiamo fatto insieme un po' di cose e adesso vi farò vedere. Salve a tutti ragazzi, oggi siamo di intervista. E una delle prime interviste è stata con questo signore qui, tanto tempo fa. Tanti capelli fa, è un po' fa. Qui abbiamo RaveTube. Grazie. Che sei emozionato? Io sono contentissimo di essere Io sono qua pure contentissimo di averti qui e abbiamo tante domande da farti. tantissimo. Dai, siamo dinamici, frizzantini, li intratteniamo per bene in questa intervista. Le domande, più che domande, ci saranno delle immagini, Saranno spunti. saranno degli spunti per fare una chiacchierata insieme. Questo è bello. Iniziamo da questa immagine. Ecco. Questa è l'introduzione all'intervista. Noi passiamo un attimino a una mia fierezza. Certo, ovviamente qua stiamo parlando di un'intervista molto lunga per chi l'ha vista, è circa 30 minuti. Lui ovviamente penso non reagirà a tutto, sicuramente perché 30 minuti è un po' impegnativo, però sicuramente ora vediamo cosa reagirà in questo video. Anzi, questa live. Ecco, lo vedete questo? Questo Solid Snake. Ce l'ho di là. Mi è stato regalato ed è bellissimo. Purtroppo, per una brutta coincidenza di merda. Sam, sappi che ti invito questi disegni che sono molto molto fighi. Ha preso umidità in un angolo, però è l'angolo basso. E quindi si è leggermente rovinato, però per fortuna poi l'ho salvato, l'ho messo dentro l'armadio. E ora il disegno che arriverà dopo questa immagine ce l'ho anche Ricordo un io. Anche soggetto quello. tanto tempo fa, ma che pian piano vedrà sicuramente la luce, quindi non Eccolo qua. voglio abbandonare il lato. Questo è un mio vanto di averli. Raiden. Lato fumetto, il lato storia, però mi sono reso conto che le mie propensioni erano altre, appunto per questo ho comprato l'abbonamento. E perché oggi, soprattutto, ho visto lo sfondo C'è della anche il succube di BitTorrenti orrendi per antonomasia. Alessandro è il cuore pulsante. Andiamo avanti. YouTube è stato YouTube. fondamentale, un passaggio ad oggi posso dire terapeutico per la mia vita. Io avevo bisogno di confrontarmi col pubblico, di capire le mie capacità comunicative senza annoiare nessuno. È uscito da Las Vegas. Con paura e delirio. Sai, vivi in un Ne sono piccolo accorto ora. paesino con un nome che può sembrare ridicolo, voglio dire, piano tavola, 3.000 abitanti, quanti siamo, no? Forse un po' Sono meno, stato in quella foto. in un Ecco! teatro. Allora, quella foto perché tanto tempo fa, quando andavamo in accademia insieme, io e Andrea, Andrea diceva sempre: sto a Silent Hill, sto a Silent Hill. Praticamente il luogo dove abita è piano tavola. Ho preso una foto di piano tavola e quindi l'ho modificata un po'. Però quello è piano tavola, nella realtà dei fatti è l'ingresso del paese. Continuiamo. Ecco, cominciamo da questo. Questo fotogramma è un po' dura quella parte da capire, sì. Sì, tantissimo. Ecco, cominciamo da questo fotogramma. Questo fotogramma, anche se non viene espressamente detto, viene da un video. Oh, è grazie al cazzo, da cosa dovrebbe venire? Da un film su pellicola? No. Che è stato girato, quella è la porta di casa mia. È stato girato a casa mia ed è sul mio canale. Ed è 10 modi per morire in Metal Gear Solid. Questo era 10 anni fa. Il canale è stato aperto a ottobre, noi abbiamo fatto il video credo a settembre. Ed è un video di cui vado molto fiero perché è stato l'inizio di questo percorso che abbiamo fatto insieme. Quello è il mio corridoio.
forse un po' di più. Comunque non ci sono sconti, non puoi fare teatro, non puoi fare niente, sei lontano da Monte Carlo. Here I come. Oh. Vai. Questa non è casa mia. Nemmeno questa. Questa è la stanzetta di Andrea. È là dove stava da giovincello. Anche se credo che sia abbastanza simile a come adesso. Forse ci sarà solo qualcosa in più. Con le persone. L'accademia era, faceva parte del passato. Cioè, un vecchio me mi aveva imbrigliato e non avevo capito di essere felice. Quindi ho fatto sta scommessa all'epoca, mi presero per pirla, di mollare l'accademia con 12 materie in corso da dare e cercare di creare una solidità. Non mi ricordo se l'ho presa anch'io per pirla, per questa cosa, anche se poi alla fine l'ho abbandonato pure io l'accademia, perché non ne ho visto l'utilità nella realtà dei fatti. Abbiamo avuto tanto modo di provare tante cose perché ci dava la possibilità di farlo per quanto riguarda i progetti, però eravamo spesso lasciati a noi stessi, quindi non ne ho trovato molta utilità. Tutto quello che so fare, foto e video, praticamente l'ho fatto tutto sbattendoci la testa da solo. Però forse sono stato anch'io di uno di quelli che l'ha preso per pirla. Non mi ricordo, però sarei bugiardo a dire sì o no con certezza. Solid, ovviamente. In quel momento esatto che eri lì in accademia, sei scomparso. Sempre meno mi faceva vedere. E nel frattempo un giovane Mr. Whiters girava insieme a lui uno dei suoi video più, diciamo, più importanti. Sì, ti faccio vedere sempre meno, però crescevi piano piano. Vabbè, giusto dire la verità, lui mi coinvolse nel 2013. Ah, qui stiamo parlando di Marco Merrino. Esatto. Lui magari non lo vuole sentir dire, ma ogni volta è giusto dire la verità, lui mi coinvolse. Poi questo video lo reputo anche importante perché nella realtà dei fatti durante l'intervista io ho parlato di YouTube in generale, non abbiamo parlato tantissimo della web series, però è stato un pezzo importante dell'inizio di Andrea ed è stata anche una parte importante per Mr. Whiters. Non ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo parlato più in generale degli inizi, però secondo me possiamo fare anche con questa reaction un approfondimento. Ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Io me lo ricordo. Anche quello, perché tempo fa. Che tempo più avanti avrei potuto chiamare collega. Lì c'è Ciccio dell'Edicola alla vostra destra, che compare sempre nei miei alert, vicino a me, quando faccio bieda. Nel doppiaggio. E questa cosa mi ha fatto dire, wow, mi piace, voglio recitare. Fatto... Questa è una scena. Spiego la lore di Ciccio dell'Edicola. Ciccio dell'Edicola, un ragazzo che conosciamo da tantissimo tempo e praticamente aveva l'edicola, stiamo parlando di 10 anni fa, proprio alla stazione centrale di Catania. Io spesso mi fermavo a parlare con lui, sia con Andrea sia da solo, prima di andare in accademia, perché io prendevo il treno che mi portava là, alla stazione centrale di Catania, e poi andavo a piedi in accademia. E mi ricordo le fantastiche chiacchierate di Ciccio dell'Edicola, ed è rimasto ormai, non è che lo chiamiamo per cognome, Ciccio dell'Edicola. Poi lui ha partecipato pure in Anima Fanzaga, nella puntata che ho avuto il piacere io di registrare, che poi ne parleremo. Ovviamente citazione enorme di Iron Man, mi sono divertito un sacco a farla, io ero messo così, con la camera. Queste scene non le ho viste, come tutte le altre, io ho partecipato solo alla puntata 01, questa già era la 00. Ma io ho partecipato solo come cameraman e mi ricordo di aver fatto dei casini con la camera. Infatti non ho più preso parte anche per evitare di fare delle cazzate, perché ancora all'epoca io registravo con una compattina, non avevo idea di come si usasse una reflex e facevo delle cagate atomiche, quindi per evitare mi sono anche estromesso io dal video di farli, e comunque penso che Andrea non me l'avrebbe mai più chiesto. All'epoca non ero veramente in grado di farlo. E abbiamo usato un bicchiere di quelli di Natale per fare la luce rossa, se non vado errando, o forse era proprio una lampada gialla, però comunque mi ricordo che questo bicchiere in qualche momento l'abbiamo usato, perché era un, o forse era solo gialla e poi abbiamo fatto in post produzione, sta di fatto che abbiamo fatto una sorta di fornace. Mentre pensavo, ma ce ne sono tanti bravissimi.
sono tanti. Secondo me addirittura era anche meglio nel 2013. Questo è l'episodio effettivo di Pazzi Ragazzi. Era il villain di Marco. Abbiamo creato qua un super reaction. Praticamente c'è Andrea che reacta a Pazzi Ragazzi con Mr. Wilders che reacta la mia intervista, con me che reacto la live di Mr. Wilders. Wow, stiamo praticamente sfondando la settima parete, Ron. Guarda, assurda sta cosa, quel video lì. Tant'è che divenne poi lo spin-off Anime Fan Saga, l'anime fan che aveva difeso gli anime mentre Marco Merlino li aveva insultati. Poi Marco Merlino vince, lo prende a colpi di brocca in testa, e questa poi è la storia della sua. Un'altra cosa da aggiungere, che questa io la so, chi ha visto Pazzi Ragazzi, la puntata 3.5, siccome c'era Maurizio Merluzzo, che Maurizio Merluzzo faceva cotto e frullato, praticamente Marco beve un frullato dal frullatore. Questo frullatore però non ce l'avevano loro, l'avevano prestato delle persone degli stand dell'Etnacomics. Siccome questo frullatore è venuto a mancare e non sapendo come continuare la scena, hanno utilizzato una brocca verde, che poi questa brocca verde mi pare è rimasta ad Andrea. Comunque questo qua è un po' di off topic. Lui dice brocca, però nella realtà dei fatti doveva essere un frullatore. La rivalsa contro Marco a 5 puntate di web series con extra puntate di Natale e altre cosine, e questa cosa ci ha coinvolto per anni. Mamma mia. Io ho montato buona parte del progetto e anche girato e anche scritto qualcosa, insomma. È stata una grande parte della mia vita. Gli era partita la brocca. Era molto più brava. Se tu consideri, io mi sottovalutavo. Era tutto frutto della mia esperienza. Eccoci. Aspettate, era che. Meglio nel 2013. Ora ci sono gente molto più brava. Se tu consideri, io mi sottovalutavo. Era tutto frutto della mia esperienza. Eccomi. Marco mi ha detto, Marco Merlino. No, no, metti, insomma. Dottor Game anche. Questo mi ricordo, gliela criticai tantissimo, che si collegò troppo a Marco. Secondo me doveva crearsi un'identità prima, però alla fine ognuno poi fa anche gli sbagli che vuole. Non ho neanche insistito più di tanto. Eccomi. Perché oggi mi pento di alcuni passaggi, però anche quelli. Eccomi ancora. Poi devi sbagliare per capire come creare la tua identità. Anche se ti dirò che comunque da inizio fare una web series non è facile. È stato un progetto. Per esempio questa scena in bianco e nero è della puntata 01, qui io filmavo, quella macchina la portò lo zio di Andrea e ora vi faccio vedere la scena. Nel senso che tutti siamo maturati e comunque l'esperienza ci ha regalato delle... Ecco, qui non si vede bene perché comunque addirittura la macchina qui non era neanche quella di Andrea, che si scaricò la batteria, era un'altra macchina fotografica di qualità inferiore. Non si vede benissimo, ma la macchina nella realtà dei fatti andava indietro perché c'era lo zio di Andrea sdraiato che portava la macchina in marcia indietro. E dall'altro lato, se non mi ricordo male, c'era la macchina di Ciccio dell'Edicola in cui io ero seduto e... e praticamente camminavamo e filmavo la scena. Molto figo questa cosa. Ecco, qui sono io che dico di aver sbagliato tantissimo durante la prima puntata, nella realtà dei fatti. Era la prima, la 01 in realtà. Era vero, c'era la pilota. Young Ciccio dell'Edicola, eccolo lì. Ma c'era anche Young me, oltre che Young Andrea. Questa sempre una decina di anni fa. Tra l'altro non so se avete notato la maglietta del personaggio, quella che fu associata alla sua immagine. Il costume, insomma, c'erano tante cose carine che abbiamo creato, per l'appunto la brocca verde, quella che abbiamo detto prima. Comunque tutti così piccoli, tantissimo. Anche Marco ha passato varie aree di capelli in queste immagini. Lì c'è Paolo Cellammare. Creare una mia individualità, la mia realtà.
Questo è stato non molto tempo prima che ci fottessero le cose dalla macchina. Io però non ho avuto nessun... Qua è il 2014, perché avevo anch'io aperto il canale, che mi ricordo. E uscì anche il video sul mio canale del Catagames. Nessuna perdita, perché avevo tutto con me, proprio come nella scena. Sì, perché per chi non lo sapesse, io lo aprì nel 2014, solo che lo abbandonai dopo un anno circa per problemi personali, e poi comunque non ero neanche soddisfatto della qualità generale, perché mi mancava tanta roba. Giravo con una videocamera veramente scadente, una Samsung compattina, una videocamera proprio, e quindi abbiamo anche deciso di mollare per vari motivi di natura tecnica, oltre che personale. Qui eravamo vicini al Catagames, una fiera che è durata praticamente 2-3 edizioni. Lo dico con sincerità, perché oggi mi pento di alcuni passaggi. Però... qua, vabbè, eravamo dentro il Catagames, pessima inquadratura, pessimo lighting, però erano i primi errori, le prime sperimentazioni. Anche quelli fanno parte della crescita. Poi devi sbagliare. C'era Blagon là in mezzo. Anche se ti dirò. E poi, vabbè, la scena dentro la macchina, questa è stata fatta di sera con un mega faro, è stata anche quella, cioè andrebbero contestualizzate, andrebbero viste effettivamente, però insomma questo è parte di quello che abbiamo fatto. Però c'era la pilota, perché c'era la pilota 0, sì. Perché c'era la 0-0, quindi contava come, secondo me, era la prima, e io purtroppo all'epoca ero molto acerbo. Hai imparato da quelle cose. Sì, esatto. E allora vedi che è servito tantissimo. Si è imparato un sacco. Poi c'è stato un periodo che mi sono dedicato tantissimo alla critica YouTube. E qui finisce il capitolo, poi parlano di tutto il resto della situazione di Andrea. Oh, buonasera, Men on Fire. Vediamo se continua. Marco Merrino. Sì, ci sono i video in cui effettivamente sembra piccolo. Lì non sembra piccolo, però ha cambiato capelli spesso. Tanto tempo prima che ci fottessero le cose dalla macchina, io però non ho avuto nessuna perdita, perché avevo tutto con me, proprio come nella scena. Qui eravamo vicini al Catagame. Sì, mi ricordo sta cosa, che gli rubarono tantissima roba dalla macchina. In una fiera che è durata praticamente 2-3 edizioni. E quindi questo è, diciamo, volevo farvelo vedere anche perché Rave Game, il ragazzo che sta intervistando, è passato di qua, è uscito oggi. E se vi piace Bleach e volete conoscere un doppiatore italiano di Bleach... Ah, ovviamente ringrazio Sam per la reaction a questo video. È sempre bello vedere il lavoro apprezzato. E ti ringrazio tantissimo, anzi vi ricordo di passare da Mr. Widers, qui è il canale Viola. Ce l'avete qua, se volete rivedere le immagini, poi magari andarvi a vedere qualcosa che ho fatto nel mio canale, nel suo canale, le abbiamo fatte tantissime di cose insieme, lo trovate lì. Ci sono anche riferimenti a interviste sul doppiaggio di Metal Gear Solid, Andrea ha fatto le interviste ai doppiatori di Metal Gear Solid, quindi tantissimi contenuti interessanti, e oltre che ovviamente storia personale di tutti noi, di tutti e tre. Quindi niente, piccola parentesi. Vediamo se ha finito. Che ci poteva concedere, avevo fatto una coreografia anche più articolata e più lunga. Penso che qua parla ancora dei miei fan, vediamo. I miei fan saga non vanno nel dettaglio, però fondamentalmente era lo spin-off di una serie di Merrino, e lui ci ha anche fatto delle scene. Io ho diretto Marco Merrino in un combattimento che ho coreografato io, non sapendo un cazzo di questa roba, però avevo mio cugino che, facendo karate, mi ha detto le cose che avevo sbagliato. Purtroppo non era sul posto, se no mi avrebbe anche corretto, ma in realtà in linea di massima non era male. Purtroppo abbiamo dovuto tagliare tante cose per via del tempo che ci poteva concedere. Avevo fatto una coreografia anche più articolata e più lunga. Questo per farvi capire un po', no? Effettivamente parlo tante volte, arriva Raiden, non si sa bene come lo conosco. E anche Raiden appare in Anime Fan Saga. Tra l'altro l'ho pure trattato male, e non so come non mi volesse insultare, ma l'ho trattato male involontariamente, non stavo guardando lui, stavo guardando la scena
e il fatto che ce la dovevamo portare a casa. E io poi, dopo mesi, ho detto: scusami, io non mi ero accorto di averti detto levati dal cazzo. E lui, assolutamente nella tranquillità, si è Sembra quando ci vuole, il togliti dal cazzo è liberatorio. Ha seppellito tutto nel passato. Però sempre particolare come tendi a rispolverare il passato. Bronze, la risposta è una sola. Dal momento in cui i tuoi successi appartengono al passato, non puoi raccontare delle novità, l'unica cosa che ti resta è scoprire la storia. Siccome abbiamo una storia, una lore, soprattutto dei momenti nelle fiere siciliane, dove abbiamo girato una buona parte di queste cose, che è degna di nota, piena di piccoli eventi completamente sconosciuti ai più, è bello raccontarli. Ci sono cose nuove? Purtroppo no, non ci sono cose nuove. Ci sono alcune cose nuove che ho ripreso, ma che non hanno la stessa solidità degli eventi di quell'epoca, perché a quell'epoca c'era una rete sociale completamente differente. E quando dico rete sociale non sto super cazzolando, sto dicendo proprio persone che conoscevamo noi, con cui avevamo rapporti più spesso, intrecciati in un certo modo, che ci permettevano di fare esperienze. Io queste esperienze non le faccio più. Questi video non li facciamo più, quindi non so, non ci vedo veramente qualcosa di particolare. Se è una storia da raccontare e quella storia appartiene al passato, racconti quella. Soprattutto quando ne hai nostalgia e quando vuoi tornare lì, dove è tutto stato felice. Beh, questo qua è un off topic, secondo me qua ho capito quello che vuole dire Sam, perché anche se sono tornato da circa un anno e mezzo, quasi due, capisco quello che vuole dire, perché io ero attivo nel 2014. Nel 2014 era più semplice arrivare a certi personaggi in fiera, farsi dei contatti. Infatti io ho video con Marco Merino, ho video con Paolo Cellammare. Purtroppo ho fatto due video, con uno con Dr. Game e uno con i player inside, che non sono potuto uscire perché erano talmente scassati di audio che non si capiva completamente quello che dicevamo, perché c'era troppo confusione in fiera e non avevamo una buona attrezzatura per registrare, quindi sono usciti una merda e quindi non l'ho potuto uscire. Mi è dispiaciuto all'epoca, anche se per il senno di poi forse certe cose è stato anche meglio che sono andate in un certo modo. E comunque sì, c'era più un avere i piedi per terra, essere più tranquilloni, non sentirsi tre cazzi e mezzo, parlo per alcune persone, perché per esempio a me è successo, non faccio nomi perché non me ne frega un cazzo di fare nomi, una persona che ora ha molti iscritti, molto seguito, abbiamo passato anche live e fiere insieme, un giorno lo incontrai per caso, ma non proprio una sera così, non c'era niente di particolare, era per i suoi cazzi, lo salutai e fece finta neanche di ricordarsi chi cazzo ero, però dettagli, secondo me non era plausibile che non si ricordasse di me. Magari mi diceva: sai, non mi rompere il cazzo, però dai, vaffanculo. Senti, a pezzo di merda, io vengo da Fiano Romano, capito? Io ti stampo la cinquina in faccia, vieni fuori, c'ho il trick in macchina, ti faccio vedere io come mi chiamo, sto stronzo, sto drogato dai miei coglioni. Con questa direi di concludere, ringrazio il buon Sam per la reaction, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, passate, mi raccomando, sia da Andrea e sia da Mr. Wilders, e al prossimo video, ciao ragazzi.